Poracci, il finale brutto di Wario Land 4 è uno di quelli che rimane in testa per sempre. E Sonic Diamond è stato rapidissimo nel riconoscerlo. Dopotutto è Sonic. Però attenzione, il commento è stato modificato, quindi anche Saxo va premiato per la rapidità. Tra le risposte sbagliate mi avete fatto morire, ma penso che Get in the Room Together potrebbe essere il seguito perfetto che purtroppo non ci meritiamo. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. と言っていたね。誰か女を連れ込んだりしてるんですかね? Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche quando non c'è un Nintendo Direct. Siete pronti a iniziare la settimana con una puntata ricchissima? Bene, allora mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, altrimenti non si va avanti. Vabbè, iniziamo! Importante e fondamentale è partire sempre con l'angolo della poracciata, altrimenti sento che manca qualcosa. Vi ricordo quindi che da domani sarà disponibile il nuovo maxi aggiornamento gratuito per Monster Hunter Rise Sunbreak. Qualche giorno fa c'è stata una presentazione di tutto quello che verrà aggiunto con questo nuovo update e si tratta veramente di tanta roba. Oltre a una quantità infinita di bug fixes, arriveranno anche numerosi contenuti aggiuntivi tra cui nuove quest, mostri, skill e armi. Ancora una volta vanno fatti complimenti a Capcom per non lasciar morire i suoi giochi a supporto continuo dopo pochi mesi. E voi? Siete ancora nel loop di Monster Hunter? Se vi sentite invece orfani di Elden Ring, Wulong Fallen Dynasty potrebbe essere un buon modo per colmare questo vuoto. Il titolo uscirà ufficialmente il 3 marzo, ma dal 24 febbraio sarà disponibile una demo gratuita su tutti gli store principali. I salvataggi di questa versione di prova potranno essere trasferiti nel titolo finale e completare la demo garantirà l'ottenimento di un equipaggiamento unico. Wulong è stato descritto da molti come una sorta di mix tra Nioh e le produzioni From Software, ma la cosa migliore di tutte, a mio avviso, è che sarà disponibile al Day One su Game Pass sia PC che console. Bene così. Inoltre vi ricordo che oggi è l'ultimo giorno utile per riscattare i giochi di gennaio del PlayStation Plus prima che vengano rimpiazzati dall'offerta di febbraio. Non lasciatevi scappare Jedi Fallen Order e anche Axiom Verge 2 se siete amanti dei Metroidvania. Ma continuiamo con le poracciate, questa volta però in senso negativo. Vi ricordate tutta la storiaccia delle copie fisiche del primo Bayonetta? Nintendo infatti, per celebrare l'uscita del terzo capitolo lo scorso ottobre, ha deciso di pubblicare il primo episodio in edizione fisica su Switch. Peccato che il prodotto sia stato venduto solo attraverso il My Nintendo Store e sono stati in pochissimi quelli che sono riusciti a comprarlo. Nintendo ha quindi promesso a più riprese che avrebbe posto rimedio alla situazione entro la fine dell'anno, ma ad oggi si è persa completamente traccia di questa ristampa. Se non fosse che negli ultimi giorni chi ha preregistrato l'interesse sul sito ha ricevuto un'email di scuse. State tranquilli perché l'arrivo di nuove scorte è ancora pianificato nei prossimi mesi. E se lo dice Nintendo, ci fidiamo. Vediamo, no? Bah, per quanto possibile proverò a segnalarvi eventuali restock di Bayonetta 1. Entrate subito nel gruppo Telegram delle offerte poracce, mi raccomando. Ma ditemi, sono l'unico a essere in stra-hype per il ritorno di Resident Evil 4? Se quello che si è visto finora non vi ha convinto del tutto, beh, ora potete rifarvi gli occhi con ben 12 minuti di gameplay inedito del remake. Game Informer ha infatti pubblicato questo footage esclusivo preso direttamente dal quinto capitolo del gioco e per me va benissimo così. Posso anche comprare il remake a occhi chiusi. Capcom sembra proprio riuscita a trovare il perfetto bilanciamento tra fedeltà originale e innovazione. Un mix che mi aspetto da un'operazione del genere, soprattutto dopo gli ottimi risultati ottenuti con il remake di Resident Evil 2. E voi cosa ne pensate di questo ritorno di Resident Evil 4? E visto che siamo in tema di grandi ritorni, ma vogliamo parlare del trailer di presentazione di Nina in Tekken 8? Una bella combo letale di combattimento
combattimento corpo a corpo e armi da fuoco, il tutto infarcito giustamente con tonnellate di fanservice. Arada non sbaglia mai un colpo. Il trailer è stato accompagnato da una stream di oltre mezz'ora dove sono state introdotte le meccaniche principali di gameplay di questo ottavo capitolo e inoltre è stata data la conferma che si potrà partecipare a una closed alpha test in varie regioni del mondo. Certo che tra Tekken 8 e Street Fighter 6 gli appassionati di picchiaduro saranno sicuramente euforici. Ora ci dovete assolutamente recuperare l'ultimo video inchiesta fatto dal canale Diduno Gaming, che negli ultimi mesi si sta proprio specializzando nel portare alla luce progetti mai nati nel mondo dei videogiochi, interfacciandosi con gli stessi sviluppatori che hanno lavorato su questi titoli. Nella loro ultima indagine, quelli di Diduno Gaming hanno portato alla luce il pitch di uno Star Fox proposto da Retro Studios a Nintendo. Il titolo sarebbe dovuto uscire per Wii U e l'idea fu presentata appena terminati i lavori su Tropical Freeze. Purtroppo Nintendo non diede mai il via libera al progetto, che rimane un concept mai esplorato. Vi consiglio di guardarlo perché si tratta di un video storico pazzesco, come al solito. Ma passiamo alle notizie del giorno, tornando a parlare di Joy-Con Drift e di come alla fine Nintendo riesce sempre a farla franca. Vi sarà capitato di leggere infatti durante il weekend la notizia che Nintendo avrebbe vinto una causa legale dove l'azienda era stata portata in tribunale per rispondere del problema del Joy-Con Drift. E si è tanto parlato di questa vicenda, ma c'è bisogno di fare chiarezza perché in realtà le cose sono molto complicate e tecniche. Com'è possibile infatti che un giudice si sia espresso in favore di Nintendo quando il problema del drift è così evidente e diffuso? Beh, il team legale dell'azienda si è attaccato a un cavillo che le ha permesso di smarcarsi da una situazione che altrimenti sarebbe finita in modo ben diverso. Vi devo fare però una premessa, non ho una laurea in legge, quindi magari dirò qualche sfondone traducendo dall'inglese, ma le cose sono andate più o meno così. Nel 2018 in Nord America una madre ha fatto causa a Nintendo affermando che l'azienda non avesse fatto abbastanza per risolvere il problema del drift, che purtroppo si era presentato sulla console del figlio più volte. Nintendo a quel punto, portata in tribunale per il caso Sanchez vs Nintendo of America, si è appellata al fatto che comprando una Switch i consumatori accettano l'EULA, ovvero l'accordo di licenza con l'utente finale, dove viene riportato che i consumatori accettano di non poter ricorrere a cause legali, ma al massimo all'arbitrato, ovvero una risoluzione di una controversia fuori dai tribunali, che è insomma un po' una carta immunità. Allora la madre ha provato a far sì che fosse il figlio a denunciare Nintendo, sostenendo che i bambini fossero troppo piccoli per capire i termini dell'EULA. Il giudice della corte a cui è stato affidato il caso si è ora espresso: sebbene il figlio sia l'utilizzatore finale, chi ha acquistato la console è il genitore e quindi su di lui ricade la responsabilità dell'accordo EULA. Il risultato è che Nintendo non può essere denunciata in Nord America per il drift. Il problema del drift rimane, ma dubito che saranno queste cause a smuovere veramente qualcosa, e ormai siamo proprio oltre il tempo massimo. Credo anche che l'interesse intorno a questo problema sia calato molto, soprattutto in Nord America, dove comunque viene offerta la riparazione gratuita a tutti i Joy-Con difettosi. Mi sa tanto che più che una soluzione facciamo prima ad aspettare direttamente la prossima console. E mentre eravamo chiusi in tribunale con Nintendo, sono uscite le prime recensioni di Hogwarts Legacy, e dico le prime perché in realtà molte testate e canali hanno scelto di prendersi un po' di tempo in più rispetto alla scadenza dell'embargo per recensire a dovere un titolo vasto e complesso che però per ora ha lasciato un impatto positivo su tutti quanti. Pur non essendo un appassionato di Harry Potter, sono sempre rimasto incuriosito da questo Hogwarts Legacy e ve lo dico, le anteprime mi sono sembrate sempre troppo belle per essere vere. Tirare fuori un open world così ambizioso non è certo facile e il team dietro alla produzione ha praticamente zero esperienza nel settore. Negli ultimi 10-15 anni Avalanche Studio si è occupato esclusivamente di tie-in Disney con risultati sempre altalenanti. Proprio per questo l'85 di media Metacritic ottenuto dal titolo al momento in cui sto scrivendo ha del miracoloso. Il consenso generale è che Hogwarts Legacy sia un prodotto che riesce a tenere fede alle promesse fatte durante lo sviluppo, un gioco che non delude affatto le aspettative, un titolo che sì, farà la gioia dei fan del mondo di Harry Potter, tanto che viene descritto in più di un'occasione come un sogno che diventa realtà.
Ma Hogwarts Legacy, anche preso come titolo a sé, è un action GDR validissimo, che presenta un gameplay solido e una struttura open world convincente, pur non rivoluzionando nulla, e il tutto condito da un'ottima grafica. Non fosse un periodo così denso di uscite e il Day One Next Gen non fosse così proibitivo, 75 euro sono sempre 75 euro, lo avrei già preso ad occhi chiusi e vi ripeto, non so perché, ma mi ispira veramente tanto, pur non essendo un mega fan di Harry Potter. Ma voi poracci ditemi, che idea vi siete fatti di Hogwarts Legacy? E per un successo, ora passiamo a un flop. Dai, magari flop è un po' un parolone, ma comunque si tratta di un mezzo passo falso. Voglio infatti riprendere un attimo il discorso su GoldenEye 007 perché nel frattempo sono emersi dei dettagli molto interessanti. La settimana scorsa infatti avevamo parlato del fatto di come Nintendo non avesse proposto chissà che versione interessante del titolo, ma che probabilmente anche la versione Xbox non era niente di che. Vi rimando quindi a due video specifici che esaminano la questione nel dettaglio. Il primo è quello di Modern Vintage Gamer, dove vengono esplorate a fondo le differenze tra le due versioni, che tra l'altro sono state sviluppate da due team completamente differenti. La versione Xbox ha dalla sua controlli migliorati e una risoluzione a 4K, ma questo a discapito di evidenti artefatti grafici dettati da un upscaling fatto tramite intelligenza artificiale che, come sappiamo, porta i suoi pro e i suoi contro. Per MVG il ritrovarsi due versioni, ognuna con i suoi pregi e i suoi difetti, è stata una scelta deliberata per far sì che non ci sia una versione migliore in assoluto da preferire rispetto all'altra. Un punto di vista decisamente interessante. Il secondo video invece è di Digital Foundry, che esplora ancora più nel dettaglio tutti i limiti grafici di questa remaster. Su Switch 30 fps purtroppo non sono fissi e ci sono numerosi cali di framerate, soprattutto in split screen, dove il gioco scende a 20 fps. Siamo sempre un passo avanti all'originale, ma considerando che si tratta di un titolo appartenente alla preistoria dei motori 3D e che l'emulazione non ufficiale riesce a raggiungere risultati decisamente migliori, è veramente poco. E inoltre, la scorsa volta vi ho detto che i proprietari della Rare Replay potevano scaricare gratuitamente GoldenEye anche senza usufruire del pass, ma questo purtroppo si applica solo alla versione digitale della collection. Questo significa che GoldenEye è tornato sì nel 2023, ma non può essere acquistato e potrebbe essere rimosso da un momento all'altro tagliando fuori tutti gli utenti. Insomma, va bene l'operazione nostalgia, ma qui andava fatto veramente di più, soprattutto considerando gli ottimi risultati ottenuti con la remaster per Xbox 360 mai pubblicata ufficialmente. Voi poracci, alla fine, avete dato una chance a GoldenEye 007? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo Nintendo Direct, al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi, mi raccomando, fate bravi, riposatevi, ma dormendo, sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro 00, Michele 7. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Continuiamo però con le poracciate, però questa volta in senso...